Oliana, si pregano i giornalisti di usare il microfono, grazie. Perché l'agenda è educato. Senti, ho letto questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, Pazzini ha detto: se non facciamo risultato contro il Parma ci automultiamo. Sei pronto a togliere un po' di soldi dalle tasche dei tuoi ex compagni? Sì. Noi, i miei compagni, siamo pronti a andare a San Siro, a giocarsela, faranno una buona partita sapendo che non dobbiamo aprirsi molto, che se no ci rischiamo di farci di fatto male, quindi andiamo lì per giocarsi la partita, però non per rilanciarsi. Senti, tu hai fatto una prima parte di stagione ottima. Paradossalmente però di te non si parla molto a livello di mercato, si parla di tanti altri giocatori, ma di una possibile partenza di Diabiani no. Questo magari così ti dà un po' fastidio non vedere il tuo nome sui giornali, accostato magari a delle grandi squadre, perché insomma hai fatto molto bene finora? No, io sono arrivato qua a Parma sapendo che devo far bene qui e per riuscire a rimanere qui, quindi per me non è importante vedere il mio nome sul giornale, sto pensando a far bene qua e cercare di fare arrivare la salvezza con una squadra più possibile per vedere se possiamo vedere altre cose. Senti, quando si gioca contro una ex squadra c'è qualcosa in più da dimostrare, c'è un po' di voglia anche senza nessun astio, nessuna cattiveria, niente da dire, però c'è quel pizzico di voglia in più. Quando sei sempre con la tua ex squadra e puoi sempre dimostrare che comunque se diciamo che hanno fatto un errore loro ad andare via, quindi un po' di una piccola vendetta, però comunque sono tutti uguali in partita, quindi l'importante è andare lì e cercare di fare i punti. Quali sono i rischi che si corrono al di là dell'Inter, dico, qualunque sia l'avversario, nella prima giornata dopo la pausa natalizia? Cioè, Natale sono feste un po' strane, no? Feste insomma, dove ci si rilassa. C'è un po' di problema oppure avete affrontato tutto? Quando viene una piccola vacanza, l'importante è tornare subito concentrato con l'allenamento, quindi è più importante. Fisicamente siamo bene e penso che siamo 5 giorni che abbiamo tutto a livello fisico, quindi penso che sia più mentale, dobbiamo tornare velocemente a pensare alle partite e al nostro obiettivo di quest'anno. Senti, dell'Inter di cui tu facevi parte c'è ancora molto, no? In questa Inter. Secondo te, hai già detto, no? Bisogna stare chiusi e ripartire. Paradossalmente potrebbe essere proprio la tua velocità ad essere l'arma in più del Parma in una gara come questa. Quando giochi con le grandi squadre è sempre importante non stare troppo, dargli troppo spazio, comunque loro volendo andare in attacco ti lasciano spazio, quindi lasciano un po' di buchi e lì è importante per te sfruttare questo qui, di farlo bene, quindi per noi è importante, diciamo che abbiamo anche questa qualità. Qui Alberto Lugolotto, Carrello Sport. In gennaio, se non sbaglio, avete 3 scontri salvezza e 2 sfide contro Big, insomma Inter e Juventus. Secondo te è un bene o un male? Come vi apprestate ad affrontarlo? Insomma, iniziare bene è sempre importante. Infatti, sempre chiunque giochiamo è importante fare i punti possibili. Poi magari riesci a vincere contro una Big e dopo vai a perdere con uno scontro diretto. Quindi non è proprio di guardare con chi dobbiamo giocare, l'importante è portare a casa i punti su quelle partite di tutti possibili, che comunque l'obiettivo nostro è sempre di andare via a giocarsi. Senti, parlando di questo mercato di gennaio, si dice che il Parma debba scuotere la rosa anche per facilitare un po' il compito di quello, visto che è un problema che non ti riguarda, cioè tu più o meno hai sempre giocato fino adesso. Effettivamente secondo te avere 7-8 compagni che si allenano tutta la settimana e non giocano mai, una decina di compagni così, può creare un po' di malumore, un po' di problemi all'interno di tutta la squadra? Ma problemi non penso che ci siano, però
però è vero che comunque quando sei dall'altra parte, che l'Italia ogni giorno non riesce a giocare, penso che qualsiasi giocatore non stia bene a livello del minore, quindi so che sono molti compagni qua che non giocano, perché comunque siamo molti e è difficile, quindi mi sta cercando di fare un po' girato, farci giocare tutti, però non è neanche facile per il mister, quindi i compagni sono un po' in difficoltà e a volte cerchiamo di dare una mano per il morale, però purtroppo siamo tanti e si possono giocare 11 più 3 giorni, quindi è un po' difficile per tutti. Senti, chi toglieresti all'Inter, visto che conosci abbastanza bene? Ah, in questo momento penso che quello che sia più in forma forse Mancini. Senti, l'Inter è anche la squadra che ha ripreso dopo Natale la preparazione più tardi rispetto agli altri. Come valuti questo dato? Vabbè, come ho detto prima, che comunque sono 5 giorni, quindi non penso che fisicamente sia un problema, non penso che sia mentale, quindi sia rivedibile, normalmente siamo per la vacanza, penso che fare una bella figura, quindi bisogna andare lì e sapere che siamo tornati delle vacanze e il nuovo campionato è partito. E lo scorso anno, dopo le vacanze, il Parma fece la sua partita probabilmente più bella della stagione, insomma la partita che più era piaciuta ai tifosi, la partita che forse è rimasta come simbolo del Parma incompiuto di Marino, vale a dire la vittoria sulla Juventus per 4-1. Però dopo quella vittoria il Parma si perse per strada con un campionato insomma, che si è salvato solo nelle ultime 7 giornate. Tu allora non c'eri e di conseguenza non ci puoi parlare di quella esperienza, ma come potrà evitare il Parma, nel caso di un successo sull'Inter, di ricadere nello stesso errore di allora? Penso che si dovranno vincere contro l'Inter, di comunque di stare con i piedi per terra, montarsi la testa e pensare che comunque qualsiasi partita è difficile. E comunque abbiamo visto, abbiamo vinto contro delle grandi squadre e abbiamo perso contro delle piccole squadre, quindi il campionato quest'anno è molto equilibrato, quindi può andare a Inter e vince e poi magari vai a Siena e devi stare attento in tutte le partite e come ho detto prima cercare di prendere i punti da un campo. Altre domande? Grazie.